Allora, la quest dopo mi dà un regalo come ricompensa. Boh, andiamo a vedere. Accetto. Che forte che è comunque il cioccobino vestito come quelli dell'Ironwork. Mi parlano in effetti di Shadarnook. Vincerò un quadro, sicuro, alla fine di questa quest. No, no. No, ok. Sto guardando il filmato. Gli occhiali di Nero si riusciranno ad avere mai? Non sono già nel gioco, che lì sono. Dici che sono quelle che si prendono nelle mappe? Può essere. A me non Che sembra niente di speciale. c'erano. No, non sono nulla di speciale. Però dai, se vuoi farti un glamour alla Nero. Vabbè, stanno di nuovo discutendo fortissimo. Non riescono ad andare d'accordo. Comunque, la quest è accettata. E adesso dovrebbe venirmi scritto che è sbloccato. Devo parlare prima con Alpha. Ok, adesso è accessibile. Lancia. Stavo guardando che c'è una specie di caffettiera nella postazione di Nero. Comunque, Sì, è la lancia. classica caffettiera che ha fatto Wedge. E Nero è tipo geloso di quella caffettiera. Allora, sto per lanciare la seconda. Si va. E questa volta ci vorrà un po' di più. Vedo 10 minuti segnati lì. Sono Intanto voglio sicuro che ragazzi. partirà istantaneamente. Hai visto? È partita È subito. partita instant e io mi sono trovato a Ragaz Reach. Che cacchio ci faccio qua? Vabbè, comunque, cominciamo. Poteri dei tagli nei video. Veramente. Un nuovo tipo di superpotere dei supereroi. Allora, Shadarnook, personaggio boss presente in Final Fantasy 6. Ma da non dimenticare la sua apparizione recente in Final Fantasy XV e anche in Comrades, tra l'altro. Ci sono disegni per terra anche di Typhon. Ecco la giovane donna che esce dal quadro. Alpha dà corporeità ai nostri fisici. E ci prepariamo alla lotta senza tanti convenevoli. Ok. Chi è che sta sporcando per terra? Puoi fare anche te. Sì, Vabbè, ma non è il caso. Come si fa già? Ah, ok, mi sono ricordato. no, Titan non c'era bisogno di chiamarlo adesso. Cosa state facendo? Stiamo cazzeggiando. Ok. In attesa di un In nuovo attesa tank. che il tank vada. A pullare sta cosa qua fa abbastanza schifo, secondo me. Perché tu fai start, ma Sì. tanto. Infatti anche in Savage non si dà quasi più il tempo. Quindi, che cosa bisogna fare? Aspettare che esca fuori il boss. Allora, il boss è uscito. È andato dentro e è venuto fuori. Ok. Demon Shadarnook. C'è una roccia, no, no. Pieno per ora non serve. L'hanno fatta La gente ha uscire tipo. cazzeggiato troppo. Ho capito. Ho capito, allora, sono in questa posizione, ci devi andare per richiamare degli effetti, tra Esatto. cui una, non so, una montagna per pararci. E sono sempre in queste posizioni? E Vieni qua dove sono io. non so dove tu sia, Duca, sei questo, ok. Ok. Prendi, schiaccia una volta Quadro il. di fuoco dipinto Prendi. sulla cascata. Cerca di avere la resistenza di fuoco. Nel momento in cui l'hai presa sei a posto. Lo continuo a schiacciare o basta Ma una volta? no, puoi Basta una farlo, volta. ma
sì, infatti. Ok, dovrei aver fatto giusto. Non era semplicissimo. Come no? Non è facile capirlo. Infatti, se effettivamente... al volo. Il povero Sanna si sta prendendo delle gran botte. E anche Gauntlet non mi sembra in forma. Ogni volta che è vicino a un quadro, anche gli attacchi che fa dopo sono in base al quadro più vicino. Ah, lui si piazza lì, non lo stanno tankando lì. No, si non è piazzato no, lui. Non è. Diciamo, non si può muovere. Ok, è riandato al centro. Toccherà la roccia. Noi andiamo qui. E pigliamo la nave. Che ci consente probabilmente di non prendere un danno da. Sì, terremoto. Terremoto, ok. Mi pare che l'abbiano. Bella sta cosa. Ti si prende con la navicella. Si prende questa, la si trova non, poi. Non lo so. Sì, la drop al 4 sarebbe. La drop al 4, ok. Ma così piccolina? È fuori contesto da matti quella. Non quella è vero. Macchinina lì. È Air Force. Sempre roba del 6. E però mal si sposa con questa ambientazione. Sarebbe stato più bello prendere il treno allora. Beh, Link, che bello Mount. Sarebbe stato il treno. Ma come lo rendi Mount? Come rendono Mount qualunque altra cosa. Hanno reso il Mount una specie di navicella che sembra quella giocattolo della Playmobil. Allora, qua dobbiamo stare semplicemente dietro alla roccia, giusto? Sì. Però allora, perché il mossa... tank è dalla parte opposta? Ah no, ok. Perché? Lui è una persona speciale, lascialo fare. E stiamo menando, DPS. Ah, DPS, giusto. Poi comunque non ucciderebbe neanche in Italia. Sì, è vero, lo ferisce e basta. Infatti Epifenia ha deciso di prendersela nei denti e continuare il fight. Ha una vulnerabilità e basta. Allora, io non posso non notare che i quadri per terra sono 4, quindi ne mancherebbe uno. Ma che nemico... è nel Savage. Nel Savage ce ne saranno di più. Ce n'è un quinto. Però il nemico adesso è al 64%. Quindi vuol dire che fa due volte lo stesso giro? No, dopo un po' comincia a fare... Cioè, una volta che hai capito le meccaniche le fa un pochino più complicate. Allora, adesso ha fatto questo. Noi andiamo qui. Chi sa farlo? Però Sanna. Però Sanna. Quindi Sanna cosa sta facendo? Cosa dovrebbe fare? Allora, teoricamente noi ora dovremmo metterci tutti in un punto. Tutti vicino al basso. Per fargli le cose più comode a Sanna. Vedi queste... No! No, questo Sanna ci sta facendo morire tutti. Non deve andare a soffiare su quei sì, cosi lì? Stai qua Jade. Porca okay. Puttana. Allora, in pratica lui hai deve... capito, no? Cosa succedeva? Sì, ho capito. Lui deve andare a soffiare su tutte quelle cose, giusto? Sì. Per spingerle. Sì, okay. In realtà, poi, un gruppo organizzato si mette nell'angolino, lì vicino al quadro, e a quello che ha la creatura gli basta spingere solo una piuma. Ho capito. E come ho fatto io ad averlo capito? Senza saperne nulla, quel tizio che ce l'aveva lì avrà visto anche l'azione che faceva quella mount. Stai parlando di giocatori casual. Ho capito, vabbè, ma non è che automaticamente... Fuoco e acqua, Prendi la vulnerabilità, c'è vedi la... che ora che ti ha fatto vedere tutte le meccaniche comincia a farle un pochino più... Ok, allora, Alex è morto e io lo resto. Da 2 ore, tipo. Fa il fuoco? È già. Vabbè, ovviamente si prende prima il fuoco. Se me lo fa prendere. Grazie. Prendiamo qua, prendiamo la navicella. E siamo quindi a posto. Io non posso scendere. Andiamo. Ce la fa. Ok. Posso scendere? Sì. Sì, subito dopo. E fin qua ci siamo. E basta, abbiamo visto tutte le meccaniche. Queste erano le combinazioni che uscivano adesso. Che bella la vita. Ce ne sono due. Nel normal, sì. Ah, mi stavo totalmente... Ah, allora, qua c'è l'acqua. E poi c'è di nuovo... La... Ok.
Ovviamente. Vai, vai. Ovviamente in Savage lui ne mira tre di quadri alla volta. Ah, ok, vabbè, è una questione. Poi, soltanto anche la dea si viene al centro e si lega, no? Mi pare di aver visto. La dea fa cose in più. Sì, fa tipo targhetta, fa danni, ma compare dai quadri. Cosa ho preso a sto giro? Non saprei. Vabbè. Io comunque ti resto. Comunque sembra che siamo proprio in un museo, in un'esposizione di quadri, c'è un sacco di quadri in giro. Comunque siamo ormai agli sgoccioli, direi che a meno che non ci siano sorprese clamorose dovremmo farcela. Qua com'è la situazione? Il boss sta ripetendo così meccanica perché non so più come fare a farsi battere. Qui abbiamo fatto giusto tutti, beh, è bastato dirlo la prima volta. Col fatto che il disegno è proprio davanti al quadro che si attiva, direi che io temevo che appunto uno dovesse andare a cercarseli in giro per l'arena, invece è molto più facile. Bene, allora a questo punto ci siamo, manca nulla. Ana, hai crashato? Okay. Un piccolo okay. Crash. A posto, sei già tornato. Bene, sto vedendo il filmato del boss che si decompone. E anche questo è fatto. Allora, vediamo un po' il drop. Intanto do una commendation a Sanna, immeritata. Io non potrei neanche dargliela, visto che sono crashato. Io chiaramente ho fatto il loot su tutto perché non so quanto tempo avrò questa settimana per riuscire a ripeterli. Quindi mi baso sui pass degli altri. E io già l'ho fatto dappertutto. Su piano non lo so. A me manca V4. Io sì. Già tipo la prima sera avevo già tappato tutto. Ok, ho preso. Cosa ho preso? Un pedal. Vabbè. Allora, io faccio exit e vediamo se c'è un altro filmatino. 40. No, non c'è il filmatino. Come non detto, quindi io parto già con il successivo. In realtà c'è un filmatino, mi pare. Sì, ma non c'è il filmatino come quello di prima della coppia di la mamma e il bambino che mi salutano, ecco, mi aspettavo qualcosa okay. Del genere. C'è la solita c'è il solito dialogo con Sid e Nero. Non è il caso ora. Vabbè, c'è Sid che mi racconta quella dell'uva. Ok, direi che sarà pronto. Ah, mi hanno portato a The Fringe, perché? Potrei parlare con Biggs e Wedge lì fuori. Sì, c'è Biggs qua, mi fa chiudere la missione qui. Quindi li abbiamo liberati, Biggs e Wedge, perché non hanno la solita uniforme? Ma loro non erano... Cioè, ci hanno fatto vedere le immagini di loro due storditi per testare le nostre, diciamo, le nostre capacità sotto pressione. Ma pensato... loro erano storditi, erano stati feriti durante i fatti del Delta Skate, mi pare. Erano ancora i fatti del Delta, sono riuscito già a dimenticarmene. Non sono sicurissimo, però mi pare di sì. Beh, comunque li abbiamo rincontrati. E anche Alpha è molto contento, anche se Alpha mi sembra più... sempre di più un ciocobo strafatto. C'ha degli occhi giganteschi. Secondo me non c'entra niente in questo Final Fantasy. Cioè, sembra proprio un personaggio fuori posto. Sembrerebbe completamente fuori contesto. Allora, la quest è completata.
Ora ci fa tornare con il filmato a vedere Nero dentro al Sigmascape che si sta bevendo la sua tazza di caffè. Sicuramente sta meditando qualcosa. Forse non gli è venuto bene il caffè. Era quello. No. Che Alfa l'ha riempito con acqua salata, tipo. Ah sì, gli ha fatto lo scherzetto. Non penso neanche che l'abbia fatto apposta in realtà Alfa, solo che. Ha evocato dell'acqua con le sue carte, solo che le sue carte hanno evocato acqua salata. Però si vede Omega che in qualche maniera attacca Nero, che è rimasto da solo.